Giannis Kounellis, anzi Giannis Kounellis, nato al Pireo in Grecia, è diventato Gianni a Roma, uno dei massimi guru dell'arte doge. Siamo andati a trovarlo nel suo studio romano. Cioè, è vero, cioè, tu sei greco-romano. Greco-romano, sì. Sei l'ultimo greco-romano. Vedi, ieri ero in Grecia, sono venuto oggi per parlare con te. A Roma, esatto, quindi vai avanti indietro. Sono, non so, ci sono italo-americani, sì, no? Ci sono degli artisti che hanno, anche italiani, no? Decisi di andare in America, no? Ma c'è anche altri, De Kooning, c'è tutta una serie, fino a Oldenburg. Ci sono molti che sono così, fino a Bacon è irlandese, sì, no? È nato a Dublino. Però tu sei un po' un caso particolare, perché io non ti avrei visto facilmente diventare newyorkese. Nel tuo destino era più facile diventare romano, sì, che diventare newyorkese. No, io potevo diventare newyorkese per una ragione semplice, perché il mio nonno paterno era già newyorkese. Era americano, ecco. Però, ecco, tutta la mia famiglia sono marinai, diciamo, no, della sorte. Però ho deciso di venire, rimanere, venire in Italia, diventare italiano. E forse inizialmente era questa attrazione che non si sa se perversa o amorosa. Ecco, con la Madonna di quel quadro straordinario, la Madonna di Tiziano, che sono molte Madonne, ma però ecco. E io lo trovo una cosa rivoluzionaria, questa Madonna che appunto è incarnata, cioè ha della carne, come ideologia alla carne. Manga, cioè, è il dogmatismo di una icona bizantina. Tiziano, prendendo addirittura una modella prostituta, sì, per fare la Madonna. Ecco, non puoi in questa cultura che fa nascere questa cosa tremendamente rivoluzionaria, non si può non aderire. Tu hai aderito all'Italia. Ecco, questo come a me mi bastava. E non posso immaginare oggi come oggi una civiltà liberale senza la Madonna di Tiziano. È il massimo della modernità. Tu sei un militante della cultura italiana, mi hai detto prima. Penso che tutta la mia generazione sono militanti. Ma l'arte deve essere militante per essere incisiva. Per me sì. Sì. Sono tentato di essere anche un pittore di avanguardia, dunque militante. Avanguardia è già una definizione militare. La tua generazione si è sentita militante a 20 anni già da bambino. Sì, da sempre. Sì. Io a 19. A perché a 19? Perché sono venuto in Italia a 19. Ah, capito. Ecco. E hai fatto la prima mostra quando? A 20 anni? 20, appunto alla Tartaruga, che era una cosa bellissima, molto, molto forte, in una Roma che aveva delle personalità centrali, anche quelle del cinema, anche quelle della letteratura, che tutti stavano lì, no? Ecco, e poi non so che vuol dire per un giovane pittore di allora, Roma città aperta, no, ti apri la mente, che a mio avviso è la cosa più drammatica che ho sentito. Sì. Cos'erano gli anni 60, no? Quando tu sei arrivato? No, io sono arrivato al 56. E nel 56? I miei lavori, questi qua, con l'inizio del lavoro è al 58. Erano delle cose a stambattello, sì, e avevano le dimensioni delle pareti di questa casa che avevo allora a Piazza Firenze, vicino al Parlamento. E poi c'era, è ritmico questo, è ermetico. Infatti a me allora mi piaceva, e mi piace fino adesso, Ungaretti, ecco, di questo ermetismo che potevo dire molto e cantare molto, perché fra una e l'altra c'è un ritmo,
e questo ritmo è leggibile, no? Quindi hai vissuto tutto questo percorso della città e anche di un'Italia che era molto cosmopolita. Ma era bellissima. L'Italia è bella, bellissima. No, io sono innamorato dell'Italia. Poi da italiano so che vivere in Italia è un mestiere. No, non c'è niente di... È talmente difficile che sopravvivere diventa un mestiere. Ecco. L'Italia, non so, l'altra volta c'era un film di Alberto Sordi e si vede così delle facce caricaturali, no? E che è un pizzico di vigliaccheria, adunque, no? Però l'Italia, anche con questo qua, c'è naturalmente dietro la Madonna di Giziano. Tu senti di essere un mediterraneo? Non lo so, io sono una cosa, io amo la Germania moltissimo. Ho fatto anche i professori in Germania, però tutti questi 9 anni l'ho fatto in italiano, il professore. Non sarà la mia lingua materna, ma però è la mia logica. Questa è la mia italianità. Perché tu sei un pittore. Ecco, io sono un pittore, solamente un pittore. Hai dipinto con i cavalli? Ho la logica di un pittore, no? Ma anche la Madonna di Tiziano ha la logica dei cavalli. Dipingere con le farfalle. Ma no, io dipingo con tutto. Il mio problema era la prima volta che ho fatto la cosa con la farfalla, era gli anni 70, che era incollata sopra il quadro di David e l'assassinato Marat. E ho messo questa farfalla, no? E per me anche l'ultima volta che l'ho fatto vuol dire la stessa cosa. C'è sempre quello spettro di Marat, no? E che fa nascere le farfalle. Senza il Marat io non avrei messo nessuna farfalla. Ma anche il pappagallo nasce per queste condizioni, diciamo, di avere una struttura e avanti avere una figura sensibile che respira. Ecco, che respira. Tu hai anche grande amore per i materiali duri. Ferro, il carbone. Mi piace l'epopea ottocentesca. Dunque, il ferro è aderente a quella mia di inclinazione. Non mi sono occupato di materiali e non credo che il carbone sia un materiale. Che cos'è il carbone? Più che altro è questo, non so, un quintale di carbone. All'angolo di uno spazio pubblico, polarizza tutto lo spazio e poi non è assolutamente un materiale. E nasce da una letteratura francese, Victor Hugo, no? Questa epoca che nasce il carbone, a me non mi interessa a livello geologico, ecco. E io lo uso sempre perché fa parte di un'epopea. Tu ami l'Ottocento perché hai l'animo romantico, in realtà. Sì, è vero questo. È vero, hai l'animo romantico. Sì. E siccome hai l'animo romantico, ami anche il barocco con l'animo romantico. Sì, anche il barocco. No, io non so, visto... cioè, tutti sappiamo di Delacroix, no? Tutte le sue cose, la libertà sulle barricate, le cose, bellissime cose, dipinte bene e ben fatte, diciamo. Però ho visto questo piccolo quadro, il matrimonio ebraico all'Algeri. E immagini questo della Croix, uomo di potere, dentro un bello studio, dentro alla cosa, che parte per dipingere
questa immagine impressionista. Tu mi dicevi una volta che ti piace molto il mondo dell'ombra nella pittura, sì. Non della certezza. No, e noi facciamo parte di questo, di questo mondo degli ombrosi, naturalmente. È molto difficile pensare un Mondrian in Italia, sì. No? Ecco. Perché tutto è ombroso, Caravaggio e tutti questi, i caravaggeschi, tutto. Ma non è ambiguo, è drammaturgico. È molto difficile immaginare un quadro come questi qua che si vedono nei nostri musei, che poi sono la vera identità, no? Che non è letteraria l'identità italiana, è pittorica. E no, è un paese nella sua ordinazione pittorica molto severo, controriformista di fondo, cioè già è severissimo anche nella voglia di non lasciare perdere l'antico, no? Ecco, di integrarlo nel futuro. Tu ti ecco. Senti il continuatore dell'antico? Non si può lasciare questo inestimabile bene che è il metro, cioè sarebbe un grandissima perdita di potere. Ma infatti in Cina si è andato a riprendere elementi della storia. Per me la Cina è una novità, naturalmente, no? Ecco, la vedo con gli occhi di un viaggiatore. Ma un viaggiatore non solamente così, non solamente affascinato, ma critico anche. Eravamo andati a trovarlo mentre era al lavoro nella periferia industriale di Pechino. Michel! Benvenuti in Cina! Come state? Bene! Beh, fantastico! Siete pazzi! Siete pazzi! Voi siete pazzi, guarda i materiali di lavoro. Certo. Il materiale di lavoro? Eh sì, è per forza. Questo è il materiale. Non avrei mai pensato di trovarci in Cina. Guai, non ho mai pensato di trovarmi. È peccato che se non si possa riprodurre il profumo che c'è qua dentro, sì. Di metallo, di benzine. È un bel posto, adesso la sera non si vede, ma è un bel posto e la gente intorno è molto carina, devo dire. E sono tutti pronti a sorriderti, a far perdere un po' di tempo. Cosa pensi della Cina? È positiva, è dinamica, è molto... Adesso forse questa è la prima fase di una rinascita. Sì. E poi si vede. Sono venuto e poi ho fatto delle passeggiate al mercato e quello che mi incuriosito era, insieme con gli oggetti belli, datati anche, no? C'erano delle cose rotte, e dei mucchi, delle cose rotte, e vendevano le cose rotte. Io mi sono appropriato delle cose rotte. No, ma perché vendono le cose rotte? E anch'io mi sono domandato, dico, ma è possibile vendere le cose rotte? E mi hanno detto che in una certa epoca radicale entravano dentro le guardie, non so, e rompevano le cose come un fatto come borghese, no? Che non era borghese, era più antico della borghesia. Certo. Ecco, però io ho preso queste cose e gli faccio una scrittura ermetica, no? Con quelle cose, con quegli frammenti che ho comprato, non l'ho rotto io, l'ho comprato e lo ricompongo con quella scrittura, faccio una grafia. E la cosa, mentre come noi sappiamo che la tradizione ha un peso determinante, no?
Allora questa scrittura è ammirativa, prima di tutto per la Cina, e poi drammatica per quella perdita di queste piccole ceramiche che vivono nel casalingo. Ecco. Non li guardi, i rossi hanno rotto tutto, hanno rotto tutta la Cina, e adesso sta succedendo in Cina quello che è successo in Francia nel 1830, quando il popolo si è reso conto, e anche gli intellettuali, che la rottura della rivoluzione, che aveva rotto le chiese, aveva rotto i monasteri, aveva rotto le statue, che era sbagliato. E allora nacque il romanticismo. Il romanticismo è stato un movimento per tentare di riprendere per i capelli la storia mentre stava morendo. Quindi siamo in un momento romantico, totalmente romantico. Certo. Non so, io la mia cosa, cioè, senza una coscienza, non l'avrei comprato tutto questo coso lì per utilizzarlo. Ma c'è anche quella coscienza, cioè, che vedendo tutto questo paese bellissimo, pieno di tensione, questa cosa lì, e vedo però adunque un pericolo, quello mettere in crisi la tradizione e offrire a noi, perché noi tutti aspettiamo dalla Cina, cioè una novità sconvolgente, cioè una diversità di logica. La chiave per capire la Cina, a mio parere, è la cucina. Sì. E la chiave sta in questo fatto che loro mangiano tutto ciò che esiste, sia da un punto di vista alimentativo che da un punto di vista cerebrale. Loro possono prendere il ponte Alexandre qua a Parigi, possono prendere Vienna, possono prendere la Grecia antica, possono prendere la Cina antica, e poi però quando lo cucinano diventa cinese. E io mi inserisco, entro poco. Sì, sì, ma sei pronto, hai le cose. Sono pronto alla mimesi totale. Tu eri stato maoista? Dimmi la verità. Non lo so se sono stato maoista. Io ho scritto per la Chiesa anche, ultimamente. Non è perché sono proprio clericale, ho fatto una porta. Lo so, per gli amici miei. Santa Croce, lo so, la Gerusalemme. Gerusalemme è bellissima, sì. La tua porta. Santa Croce in Gerusalemme. Un intervento garbatissimo per rifare la porta del Giardino dei Semplici dell'antico convento, dove il ferro viene colorato con vetri e altri materiali cromatici. Una piccola magia tenera e mistica. Quello è un lavoro già finito, quello dietro. Ma non sono dei pezzi, cioè questi qua devono essere tutto questo. Una parete, muro. Muro. Non è una parete, c'è al centro della cosa, questa cosa lì. Ad oggi questo grande lavoro è completato, ma allora era in corso d'opera. Una parte va a destra e dall'altra parte va a sinistra. Gli spazi non sono uguali, hanno dei ritmi diversi. Hanno un ritmo. Perché lo metto pezzo per pezzo, dunque hanno un ritmo, come le vecchie lettere che stampavo, ma però sempre ritmo. La prova dell'autenticità di questi frantumi sta nel fatto della terra che sta fra un pezzo rotto e l'altro. Però voglio capire com'è il percorso. Questo lo compri perché è il feticcio di un pezzo della storia che ti torna in mano. Forse, però è una cosa vera, che questi qua hanno avuto bisogno di quella cosa. E allora, infatti, questo è il rapporto della Cina con la storia. La Cina oggi sta raccogliendo i frantumi, e questi frantumi servono a ricomporre una identità diversa da quella di prima, ma con dei pezzi di quella di prima dentro. L'enigma di quella logica, no? Che è diverso da noi, e ci apre un avvenire bellissimo. Se noi possiamo avere ancora una lingua che viene altrove, no? Ecco, una lingua è una logica.
sei un illuminista. No, con grande paura. È un illuminista. Con grande paura, però. Sì, vabbè, ma niente. Ecco, non saprei, se sapessi come ero sicuro prima che l'illuminismo, no, la cosa. Non so esattamente che cosa vuol dire, cioè, a livello illuministico, la Mademoiselle d'Avignon. Quello mi preoccupa. La Mademoiselle d'Avignon, cioè, è l'inizio di qualcosa di straordinario e oscuro. È un taglio, forse più profondo di quello di Fontana. Quando pensi al taglio di Fontana, non puoi non pensare al taglio di Gesù Cristo, no? È molto vicino a quello Gesù drammatico, cioè, che abbiamo la fortuna di avere, non dal punto di vista religioso, ma anche come segno, che cosa è questa cosa? Abbiamo un uomo che è pieno di coltellate, no? Mentre qui, che hanno una cosa straordinaria, Confucio, no? Hanno un filosofo, mentre noi abbiamo un uomo, che è una cosa che non può che incidere a ogni nostro futuro. Quindi torniamo all'Italia, è un paese che ti piace perché è un paese di cui sei militante, però ti piace quando è cosmopolita. Io sono senza dubbio. Sì, non puoi farne a meno. Ecco, io sono non cosmopolita, io sono un internazionalista. E sono legato a quella storia dialettica. Io sinceramente amo gli altri. Ecco, e sono attratto in questa lotta per la sopravvivenza della forma. Per questo sono un artista. Ecco. E la pittura, cioè, non è necessario la tonalità. La tonalità è pur sempre una cosa di una borghesia, a volte provinciale, no? La tonalità. Che cosa vuol dire? Allora tutto questo, Pollock, Franz Klein, tutti questi qua dell'epopea, vera epopea americana, e tutto si svolge su un piano. Allora il tono non c'è. Ecco, il tono indica una distanza, indica il cavalletto con la tela sopra e il pittore che va avanti e dietro immaginando i toni, no? Fa questo. Ma questa borghesia, cioè, che ha sostenuto anche Morandi, no? È morta con la guerra. E io immagino della gente all'inizio del secolo che vivevano in una stanza e dipingevano. E io faccio, non so, quasi una mostra al mese, no? Dici, ma come si fa questa cosa lì? Ma io sono capace di andare a un museo e fare tutto, senza spedire mai nulla. Lo fai sul posto? Sì, lo faccio sul posto. Vai sul posto, fai la mostra. Ma sono talmente coraggioso di andare a un museo e fare una mostra. Pochi mesi prima di morire, te lo ricordi Matta? Sì. Ho fatto una serie di conversazioni con Matta e un giorno mi aveva detto: l'arte contemporanea non è arte, perché l'arte è una cosa più grave. Poi lui parlava di un'arte contemporanea, cioè quella roba che vedevi apparire un anno, poi l'anno dopo era scomparsa. Il fatto è che si è tolto molto del peso dell'artista, e allora, ma non è colpa dell'artista. Perché l'artista per forza nasce genuino, cioè vieni a essere avvelenato da una società che lo odia, e l'artista diventa combattente per il bene o per il male, perché bisogna avere anche questo dentro al sangue, quel clima di resistenza. Sì. No, dentro al sangue, perché è indispensabile oggi, ecco. I grandi guru dell'arte sono veri, cioè non c'è niente da fare,
te ti tocca esserlo diventato, lo si diventa, certo, con gli anni, no? Certo. O ti sparano prima o scompari o diventi un grande guru, cioè diventare guru è legato alla tua qualità ma anche un po' alla tua fortuna, cioè se... Sì, ma io penso che l'arte italiana è un'arte durissima, drammatica, no? Ma in tutto, non solamente Caravaggio, questo. Se vedi il Cristo di Mantegna sembra, non so, è una visione, no? È sempre un atto unico, no? È sempre una drammaturgia. È quell'aspetto che c'è in una personale, no? Che è di fatto è una cosa drammaturgica, è un atto unico, la personale. E non so, una mostra come quella dei cavalli tieni conto di queste personali, certo, che sono fatti gli anni 20, no? Inizialmente, però mostra la fisionomia di un artista che non è un esteta. Ecco. Per quello che c'è quel disegno di Boccioni, rientra in pieno questa. Naturalmente Boccioni mi piace molto. Ma anche lui per questa grinta. Che è forte. E poi questo qua è che apre il dialogo con la Germania. Sì. Boccioni l'apre. Sì. Ma infatti tu che sei greco-romano hai affetto anche profondamente per la Germania. Certo. Sì. Perché il greco-romano non può evitare di andare in Germania. Non lo so. Ti è più innaturale il mondo anglosassone? No, ci sono degli amici inglesi che sono decisamente anche ironici e uno come me non capisco il perché. Esatto. Anche se la sedia è totalmente britannica, ti vedo poco adatto a un club inglese. Quando sto in Inghilterra partecipo, cioè da gentiluomo meridionale, però partecipo. Però ti è più naturale da un lato la visione di Caravaggio e dall'altro lato il suono di Wagner. Wagner è un maestro della modernità. Il Tristano è il primo passo verso, sì, la modernità. Poi i tedeschi hanno un eccesso di retorica che li impedisce di essere liberi, forse gli impedisce anche di amare la Madonna di Tiziano, per questa d'accordo retorica. Sono in grado di ammirarla, ma sotto sotto, quando la vedono, fanno come Lutero, la evitano. Certo, sono due modi diversi di vedere. Pensano che tutto questo è peccaminoso. Sì, perché la Madonna è contemporanea, ecco, alla Riforma. C'è anche da dire che loro, i popoli germanici, sono dei grandi nomadi e il nomade non può portarsi appresso il quadro, mentre nella marcia può cantare. Sì. Io sono nato in una città che ci sono le mura e vivo in un'altra città che ci sono le mura. Tutta un'altra cultura. Non mi muovo da nomade, sono un pagapondo, ma non nomade. No, perché un nomade non può fare questo lavoro, non è un lavoro da nomade. Nella psicologia del nomade è molto più facile portarsi appresso la musica che portarsi appresso l'architettura. Ma certo, la musica ha una sua ampiezza cosmica, no? Il nomade guarda sempre le stelle per trovare la strada. E poi capisci che la musica, al fine dei conti, non ha la carne. Non ha la carne. A me piace la carne.